Sì, possiamo andare a rapinare le banche adesso. Ci sei? Sei pronta? Dai, muoviti il cazzo. Sì, sono qua. Sei lì un'ora per mettersi i guanti. Faccio l'intro. Non so, che egoismo, subito che sali in moto. Almeno salutare, per buone maniere. Ciao fans. Ciao fans, e quindi adesso possiamo, abbiamo salutato, possiamo andare. Che per strada gli spieghiamo cosa andiamo a fare oggi. Va bene. Vai, andiamo. Ce l'hai nello zaino il telepass? Vediamo se prendo o no. Sì, ha preso. Ok, adesso dobbiamo andare per Torino. Sarà la mia prima volta in Val d'Aosta. Non sei mai andata per niente? No, mai. Adesso che siamo in autostrada possiamo raccontargli il percorso che abbiamo in mente di fare, giusto? Andremo in autostrada fino a Quincinetto, usciremo per vedere il Forte di Bard, poi faremo il Colle della Gioia, scenderemo verso Aosta, faremo il Grande San Bernardo, riscenderemo e andremo a fare il Piccolo San Bernardo. E poi torniamo a casa che sarà buio come al solito. Che picco! Dato che da qui a Quincinetto è tutta autostrada, direi che possiamo teletrasportarci direttamente a Quincinetto perché tanto qua sarà un'ora di dritto. Teletrasporto! Hai visto, grazie al teletrasporto siamo arrivati a Quincinetto. Attenzione, 2000 euro di autostrada. Nella coda, gioia, dal telepass. Ma perché il telepass non vanno? Perché sia telepass che via carda. Che merda. Non ha fatto la foto. Vabbè, tanto le targhe ce le hanno. Loro. D'altronde è un problema loro se non riescono a mettere un sensore che rilevi il mio telepass sul manubrio. Cioè, è sul manubrio, voglio dire, cosa devo fare? Passare tenendolo così? Bene, questa dovrebbe essere l'unica statale che c'è, e quindi giriamo a sinistra e rimaniamo su questa strada. Quindi qua siamo in Val d'Aosta? Non ancora. Ah, ok. Ecco, vedi, bienvenue in Val d'Aosta. Ecco, già che ha scritto in francese. Vedi, Forte di Bard. Ah, sì. Che in realtà dovrebbe essere dietro questa montagna. Guardalo! Dovrebbe essere quello, Che picco! Onesto. Ciao, ciao. Io sto facendo il turista, sono in vacanza. Sì, anch'io, come sempre. Comunque adesso il prossimo cartello che dobbiamo guardare è Brusson. Brusson. Sì. Fintissimo. No, amore, arancione. È rosso. Con nonchalance proprio. Vabbè, tutto bene? Cioè, rosso clamoroso è passato, forse qua, Brusson. Quanto è arrivato il tuo liquido di raffreddamento? Quasi pieno. Il mio è su tutto. Cioè, mancano solo le tacche separate, quelle del brutta situazione Eros. Vai, patata, iniziamo sto Colle della Gioia e vediamo cosa c'è. Se è veramente una gioia farlo o se non lo è. Ma è una gioia. Esatto, quando dici ma è una gioia, poi vai al Colle della Gioia. Speri che almeno qua ci sia una gioia. Non posso piegare troppo che c'è su ancora la cera sulle gomme. Devo andare un po' così si raffredda la moto. La mia si è già raffreddata un po'. Fin qui è abbastanza divertente. Le macchine un po' meno. Che poi c'è sempre uno davanti che andrà a 50 all'ora, è tipo una sicurezza. Che palle però. Non Abbastanza. so, fermiamoci. Beh, zio, tutto molto bello, ma. Ah, amore, ti ricordi quando mi andava a colpi? Ancora? Sì. Proprio mentre stavo superando, tra l'altro. E non penso che siamo così in alto, eh. Devi fermarti. E cosa faccio se mi fermo? Ma tipo solo quando supera un tot numero di giri lo fa. Sì. Sembra che ha la tosse, ma non l'aveva più fatto, eh. È che si scalda troppo, non so come mai si scalda così tanto. L'hai chiesto a Gianfranco l'altra volta? No, non gliel'ho chiesto. E stasera mi conviene
chiamarlo e spiegargli. Sì. Adesso tu quanto è caldo il radiatore lì? Allora, l'ultima tacca da sola, quella dopo la scritta, dopo la lettera H, non è... Ok. È vuota. E poi sono vuote altre tipo due, mi sembra, sono due. Invece io non ne ho vuota neanche una. Cioè, quella dove H è vuota, le altre sotto sono tutte piene. Può darsi. Ah, guarda, siamo Brusson. Oh, adesso mi è scesa una tacca. Ma io non ho capito, è iniziato sto colle della gioia o no? No. Ma penso di sì, dobbiamo scendere dall'altra parte. Niente di emozionante. Sì, per ora niente di che. Vediamo scendere dall'altra parte com'è. Che figo, guarda sto lavoro fiori. Sì. C'è troppo traffico per i miei gusti. Ecco, adesso mi è uscito addirittura l'allarme che è troppo calda la moto. Ottimo, si è spenta. Si è spenta? Fermati là dove c'è... Dove c'è l'ombra, anzi, qua gli siamo in casa questi. Fantastico. Cioè, tipo, giravo l'acceleratore e non succedeva niente. Sto guardando se c'è un posto con dell'ombra, perché se mi fermo al sole non si raffredda niente. Eccolo qua al lago. Porca... amore... Devo fare? Non è che posso mettere la freccia, è spenta la moto. Cioè, boh, mi dici, fermati. Stavo venendo addosso. Amore, l'ho visto all'ultimo. È una situazione di emergenza, non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più e mi devo anche sentire gli insulti. Non lo so. Perché ti sei tolta tutto? Perché tutto sono stata raffreddare. Si è riaccesa. Cerchiamo di andare veloci che così prende più aria, magari si raffredda, non so cosa fare. A questo punto è una questione di temperatura alta del motore. Si vede che andando a piano si scalda troppo. Quanta gente c'è? Ho capito perché tutti andavano di là. Mica qua c'è troppo casino. Cioè, carino, eh? Sì, carino. Molto turistico. Sì, troppo turistico. Però non c'ero mai stato. Da fare in moto niente di eccezionale. Cioè, è più bella la strada di Bema. Mi sembra tipo di sentire quella canzone tipo di Heidi, tra queste montagne. Oppure quelle canzoni che cantano in Trentino. Tipo lo yodel. Yodel. Ehu. Sì. Oh, senti un po' d'aria fresca. Che palle, un altro velo, sporca p***a. Ma sono tutti finti comunque. Bello questo filmucciattolo a bordo. Strada. È tipo un bel torrente dove fare il bagno quando è caldo. Qua siamo a Champluc. Sì. Ah, ma va. Ma in teoria sto col della gioia dovrebbe essere tutto zigzag e dovrebbe essere carino da dronare a un certo punto quando scendi. A meno che abbiamo sbagliato strada, perché non mi ricordavo che era previsto passare per Champluc. Ma qua? Boh, fermati, gira a sinistra, fermati un attimo che guardiamo il navigatore. Guarda qua la potenza dell'acqua. Abbiamo sbagliato di brutto. Sì. Sì, dobbiamo tornare indietro. Cioè a Brusson tipo c'era una strada che in teoria scendeva. Dobbiamo tornare indietro e fare la strada fino a Brusson. Bene fans, abbiamo sbagliato strada e stiamo tornando indietro. Però bello, Champluc è molto turistico, molto da famiglia, quindi non ci verrò, grazie. Oh, finalmente un po' meno traffico. Cosa ne pensi? Niente di eccezionale. Speriamo che almeno su ci sia qualcosa di bello. Sconsigliato di venire fin qua per farla apposta. Asfalto di merda. Bello in curva. Porca strada di merda. Perché è rovinata? Tutta piena di buche. Cioè, tutta così rovinata. Attenzione ai gara ciclistica. Ora c'è la polizia municipale. Sto attraversando piano. Ah beh, però guarda. Quella è la Val d'Aosta. Ah, ma va? Asfalto bello.
Un po' fare della gioia, ma è una gioia. No, cioè uno ha la speranza che dal nome, invece no. No. Cioè, bella la vista sotto di tutta la Val d'Aosta, però. Cioè, la prossima volta non ci verrei apposta, ecco. Vai. No, no, sta davanti. Perché? Perché sì, sento più sicura. Infatti, ogni volta che freno rischi di venirmi addosso. Non è vero. Poi se vado davanti ti perdo. Fico. No, ma infatti quando si vede su tutta la valle è bello. Porca vacca, guarda qua che antenne. Sì, tipo della serie, montale un'antenna ogni tanto. Come faceva a non prendere il telefono, lo sei solo tu. Sì, appunto, boh. Diceva connessione internet assente. Dai, qua mi sto divertendo. Dai, siamo quasi giù, infatti si sente che si muore di caldo. Cavacca. Bene, il Colle della Gioia l'abbiamo fatto, ci abbiamo messo 2 ore che potevamo risparmiarci. Sì, esatto. Quindi adesso, secondo me, possiamo andare direttamente al Grande San Bernardo. Ciao fans, siamo qua al Colle del Gran San Bernardo. Guardate che schifo.